Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Daya Toma Mio caro Signore, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ti prego, sii misericordioso con me, perché chi altri può essere più misericordioso di te in questo mondo? Tu sei disceso proprio per aiutare le anime cadute e condizionate, e ti assicuro che non troverai un'anima più caduta di me. Mio caro Signore Nityananda, tu che sei sempre assorto nella felicità del puro amore per Dio, ti prego, posa il tuo sguardo su di me, poiché io sono il più infelice. Mio caro marito di Sita, Advaita Gosai, sii misericordioso con me, poiché grazie alla tua misericordia io potrò ottenere Sri Chaitanya e Sri Nityananda. Miei cari Svarupa Damodar,
Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Raghunatha Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Jiva Goswami e Lokanatha Goswami, Prabhu, siate tutti misericordiosi con me. Sii misericordioso con me, Sri Vasacharya Prabhu. Questo Narottama Das implora l'associazione con Ramachandra Kaviraj. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Namo Mavatanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Dvija Namah E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavanesvari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Bhajami Radham Ravindanetram Smarami Radham Madhurasmitasyam Adami radam karuna barardram tato mamanyasti gatirna kapi orade rade raksamam aripriye paimam si krishna pyari raksamam urasesvari paimam om namo bhagavate vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, benvenute, benvenuti al nostro studio mattutino della Sri Chaitanya Charitamrita. Ecco, così è molto meglio. Vediamo bene anche Radha Krishna. Madhya Lila, capitolo primo, i divertimenti successivi di Sri Chaitanya. Siamo sempre all'incontro di Chaitanya con Sakara Mallika ed Abir Kasa, Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Loro si sono rivolti al Signore mostrando Trandosi le persone più cadute, più indegne, però hanno questo grande desiderio. E adesso sentiamo, infatti, leggiamo l'ultimo verso che abbiamo letto ieri. Servendoti costantemente ci si libera da ogni desiderio materiale e si raggiunge la perfetta serenità. Perché è così importante la serenità? Qui serenità non significa uno stato di benessere nel quale uno può gratificarsi, ma la serenità da non essere distratti o disturbati dai vegan di questo mondo, dagli impulsi, che nelle scritture vengono definiti come dei pizzicotti, no? Che non ti lasciano mai in pace. Cioè tu vorresti non so, contemplare la bellezza del creato e del Signore, ma c'è sempre qualcosa che ti pizzica. Allora, questo stato di serenità, di pace interiore, ti permette di andare in profondità. Quando c'è bisogno di qualcosa, l'abbiamo sperimentato tutti. Oh, non disturbarmi che devo fare una cosa molto impegnativa, devo andare a fondo in qualcosa, non devo fare solo un'operazione 2 più 2 è 4, no? C'è bisogno di molta concentrazione, di molta serenità, altrimenti non è possibile.
la famosa ispirazione degli artisti, no? C'è bisogno di essere completamente concentrati, tesi verso l'obiettivo. Quando potrò impegnarmi eternamente e costantemente al tuo servizio e provare la gioia di avere un simile Signore? Il Signore, cioè io sono tuo e quindi tu sei mio. Noi possiamo nelle prime fasi della devozione realizzare che c'è un creatore, che lui è il controllore di ogni cosa. È il nostro benefattore. Ma qui quando dice avere un simile signore o padrone, come Bhaktivinoda Thakur spiega in tutte le sue canzoni del libro Saranagati, Abbandono, questo è percepibile quando ci sono due fattori. Io appunto sono completamente abbandonato a te e tu sei il signore della mia vita stessa. Questo è il verso di Chaitanya Mahaprabhu finale. Qualunque cosa tu desideri, io sono a tua disposizione. Allora lo senti come il tuo Signore. E quindi non c'è modo per la distrazione di questo mondo. Questo si chiama Atmanivedana. Atmanivedana, cioè l'anima, io stesso sono completamente proteso verso di te, senza vedere altro. Questo è il sentimento dell'ego. E allora, si Chaitanya, il verso di oggi, i versi di oggi. Suni Mahaprabhu Kai, presto Mahaprabhu parlò. Suna Dabir Kasa, tu mi dui bai, mora Puratana Dasa. Dopo aver ascoltato le preghiere di Dabir Kasa e Sakar Malik, si Chaitanya Mahaprabhu si apprestò a dire, mio caro Dabir Kasa, tu e tuo fratello siete miei servitori già da molto, molto tempo. Capite? Ce lo siamo dimenticati. Non c'è consapevolezza della eterna relazione. Noi non siamo nati dal nulla. Ma questa relazione è stata dimenticata, è stata persa, non è mai stata sviluppata. Loro sì, però perché erano eterni Certo, associati. loro sono eterni associati. Agi, Aite, Dunara, Nama, Rupa, Sanatana, Dainya, Chanda, Tomara, Dainya, Pate, Mora, Mana. Mio caro Sakar Malik, da oggi vi chiamerò Srila Rupa e Sri Sanatana. Ora vi prego di abbandonare quest'umiltà, perché il vostro comportamento così umile mi spezza il cuore, capite? Per così dire, il servitore è il padrone. È il vero servitore e allora il padrone è il vero padrone. Se noi cerchiamo di tenere qualcosa per noi, il Signore se ne accorge, chiaramente, perché è onnipotente. E allora non si abbandonerà completamente a noi. Non perché non vuole, lui lo desidera molto più di noi, ma perché questo sarebbe molto dannoso per noi. Il fatto di portarci verso la perfezione non è per usarci, per avere il nostro servizio. E questa è una interpretazione molto errata di tantissimi. Non è per questo. Lui ci ama veramente. Guardate che non è mica facile realizzare questo. Non è mica facile. Perché siamo così sciocchi che vediamo le difficoltà di questo mondo e non le comprendiamo. Perché, Signore? Perché? Se mi vuoi bene. Vi potrei citare decine di canzoni che parlano di questo.
Signore, ci lasci qui, in questa valle di lacrime. E questa è una concezione completamente errata, completamente errata. Lui ci ama di un amore incondizionato, completo, totale, ma perché la relazione sia reale, noi dobbiamo avere lo stesso abbandono, Atmanivedanta. Altrimenti non è possibile. Quando il Signore vede che noi abbiamo ancora degli interessi personali separati, si mostra solo a un certo livello. Come ha fatto con gli studenti, no? Che l'hanno criticato perché non lo capivano. Ma qui ha di fronte due persone invece. Lo capiscono perfettamente. Soprattutto di Rupa Goswami dice Sri Chaitanya Manabhistam. Lui comprendeva Manabhistam profondamente i sentimenti più interiori di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Manabhistam, Stapitam Yena Bhutale, Svayam Rupa Kadamaya. Quando Rupa? Noi siamo tutti Rupanuga, seguaci di Rupa. Quando Rupa Goswami? Mi aiuterà a comprendere queste cose. E avete visto Sanatana è il fratello più grande, no? Sakar Malik. Però Sri Chaitanya si rivolge a Rupa Goswami, anche se Sanatana era il maestro di Rupa, però Sanatana lo riteneva in realtà il suo discepolo e guru, perché aveva una profondità maggiore, una relazione più intima, come vi ho fatto l'esempio altre volte di Vyasadeva e Sukadeva Goswami. Per così dire, Sukadeva Goswami è il figlio di Vyasadeva, ma Vyasadeva sta seduto ai suoi piedi ad ascoltarlo. Perché nel tattva, nella conoscenza, più che il tattva, perché il tattva ci riporta a un concetto troppo filosofico, nella relazione non c'è questione di più grande, cioè esternamente come etichetta, ma la cosa che conta è la profondità di relazione. Sri Chaitanya Manabhistha non viene detto di Sanatana Goswami, ma di Rupa Goswami. Spiegazione. Questa fu effettivamente l'iniziazione che Sri Chaitanya Mahaprabhu diede ad Abhirkhasi Sakara Malik. Questa è la vera iniziazione. L'abbandono del discepolo e l'accettazione del maestro totale. Non è una cerimonia. E noi pensiamo alla cerimonia, ah, in quel momento lì cambierà la mia vita. Non è così. Questo è il cambio. Il cambio della vita è quando tu vedi. Questa persona, l'abbiamo letto prima, costantemente al tuo servizio e avere la gioia di sentirti il mio signore padrone. Non sentirti, che tu sia il mio signore padrone. Le gopi. Mi avvolge nel tuo abbraccio d'amore, sei il mio signore. Mi spezzi il cuore, sei il mio signore. Quindi essi si erano avvicinati al Signore con grande umiltà e il Signore li accettò come suoi vecchi servitori, servitori eterni, e cambiò i loro nomi. Da questo appare chiaro che il discepolo deve necessariamente cambiare nome dopo l'iniziazione. Sankha, Chandya, Urdhva Pundra, Dharanada, Atma Lakshanam, Tadnama, Karanam Chaiva, Vaishnavatam, Yochate. Dopo l'iniziazione il discepolo deve avere un nuovo nome che indichi la sua posizione di servitore di Vishnu. Inoltre il discepolo dovrebbe cominciare immediatamente a segnare il suo corpo con il tilak, specialmente sulla fronte. Questi sono segni spirituali che caratterizzano il Vaishnava.
Questo verso è tratto dall'Uttarakhanda del Padma Purana. Gli appartenenti alla Sahaja Sampradaya non cambiano il no nome, perciò non possono essere considerati Vaishnava. Se una persona non cambia nome dopo l'iniziazione, significa che vuole continuare a identificarsi con il corpo materiale. 209. Dainya Patrilichi More Patale Barabara. Sei patri, Dvara, Dhyani, Tomara, Vyahara. Avete scritto molte lettere manifestando la vostra umiltà. Da queste lettere ho compreso il vostro comportamento. Quindi la parola, l'intenzione deve essere seguita da un comportamento, come abbiamo letto prima, Vaishnava. La caratteristica principale del Vaishnava, e anche l'ultima qualità prima di passare al Bhava, è proprio Atma Nivedana, è l'abbandono. L'abbandono è soprattutto parte dall'interno verso l'esterno, non è viceversa. Uno, San Paolo, nella sua più famosa lettera, dice: io potrei dare tutto, anche il mio corpo stesso. Ma se non ho questo tipo di abbandono, non posseggo nulla, non sto facendo nulla. Se invece c'è quello, chiaramente c'è tutto il resto. Allora noi dobbiamo, chiaramente, non è una cosa facile, questo è proprio lo scopo, il fine della vita, dobbiamo sapere qual è la realtà e non per questo dobbiamo poi perdere fiducia, speranza, se non riusciamo, cioè ci vuole tempo per ottenere questo. Ma dobbiamo comprendere che l'amore che il Signore ha verso di noi, l'affetto che ha verso di noi, è incommensurabile, al di là di ogni spiegazione. Non c'è modo di poter riuscire ad abbandonarsi se non c'è questa consapevolezza. Non è possibile. Non è reale. Capite? Qui c'è lo scambio. Io sono il tuo servitore, amato servitore, tu sei il mio Signore, il Signore della mia vita. Entrambi. Se colui che si abbandona vedesse che il Signore se ne approfitta, non sarebbe mai in grado di offrirgli ciò che può offrirgli. Capite? Da entrambi i casi. Cioè, lo realizziamo questo? Io posso dire ti amo, ma se vediamo che l'altra persona non ricambia, non riusciamo ad amarla come vorremmo amarlo, perché l'amore è sempre in due, è uno scambio. Il Signore ci dice a tutti noi, io lo posso dire senza ombra di smentita, il Signore ci ama già totalmente, completamente, perfettamente. Siamo noi adesso che ci dobbiamo porre a livello di poter interagire. Ma non dobbiamo avere dubbi, se abbiamo dubbi di questa, ma Signore, potresti fare un po' meglio, guarda qualche condizione, guarda questo, guarda quello. Cominciamo a fare l'elenco delle cose che non vanno in questo mondo. Guarda, i cattivi sono sempre al comando, controllano tutto. Ma ci sarà una ragione, no? Ci sono diversi livelli di azione. Il Vaishnava non fa la guerra, non combatte niente, non combatte il male. Questa è un'altra deformazione, incomprensione enorme, gigantesca. Il Vaishnava non combatte il male, aumenta il bene, che è molto diverso. Tamasoma, Jyotirgamaya, esci dal buio, vai verso la luce, perché la luce illumina tutto. Prahlad Maharaj, che è l'esempio più grande di Bhakta, non combatté il male, non fece nessuna rivoluzione. Che cosa successe? Visto che la sua relazione
con Nisinga era reale, come quella di Nisinga con lui, Narasinga venne in suo soccorso. Altrimenti il Signore, buona fortuna. Sono da capire bene queste cose, le possiamo realizzare da queste pagine. Tomara, ridaya, ami gyani patridvare. Toma, saikate sloka, paital tomare. Grazie alle vostre lettere ho capito, ho compreso i vostri sentimenti. Perciò, per darvi un insegnamento, vi ho mandato il verso che segue. Para, vyasamani nara, vyapari griya karmasu. Tad evasvadaityantar navasanga rasayanam. Quando una donna si innamora di un uomo che non è suo marito, sembra molto impegnata nelle faccende di casa, ma nel cuore gusterà sempre sentimenti di unione con il suo amato. Questo è famosissimo. Abbiamo un amante segreto. Siamo in questo mondo, per così dire, con nostro marito, nostra moglie, che è la vita sociale in questo mondo, ma abbiamo un amante segreto. Non c'è bisogno di sventagliare troppo, ma si vedrà dall'amore che abbiamo. Pundarika Vidyanidhi ne è un altro esempio. Gadadhar stesso, che è una manifestazione di Radha, andò accompagnato da Mukunda e non lo comprese subito. È un lila, no? Non lo comprese. Perché esternamente, lui, ieri abbiamo letto, Visai, no? Visai, colui che è portato alla gratificazione dei sensi. Sembrava un Visai. Ma appena Mukunda citò quel verso che dice: Oh, com'è misericordioso il mio Signore, Putana! Gli offrì il seno per avvelenarlo, ma questo gesto materno fece sì che Krishna, uccidendo il corpo del reato, la liberasse e l'accettasse come madre eterna. Dove si può trovare un signore più misericordioso che un mostro di ego viene per ucciderti, ma lo fa in un gesto materno? E gli basta questo per liberarlo. Immediatamente Pundarika Vidyanidhi incominciò a dire: Com'è misericordioso il mio Signore? Gadadhar rimase perplesso. Ha detto: Esternamente questo sembrava una. Ma il suo cuore dov'è? Possiamo dire l'inverso. L'abito non fa il monaco. A volte vediamo che sembra che siamo grandi devoti, ma poi nel cuore pensiamo solo alle cose di questo mondo. Come posso organizzare questo? Come posso migliorare la mia situazione? Che in un certo senso va bene, perché deve esserci una, come abbiamo visto, una serenità per applicare bene, ma che importanza nel nostro cuore? È un mezzo per raggiungere al fine? O diventa il fine stesso. Questo è molto importante. Quando una donna si innamora di un uomo che non è suo marito, sembrerà molto impegnata nelle faccende di casa, ma nel suo cuore gusterà sempre sentimenti di unione con il suo amato. Manmana bhava madbhakto. Mentre facciamo le cose di questa, nella nostra vita, a cosa pensiamo? Ah, potrebbe essere meglio, potrebbe essere più facile, questo, quell'altro. O ringraziamo il Signore che ci sta offrendo in modo criptato la soluzione, però noi non la vediamo e la perdiamo e perdiamo l'opportunità. E allora un'altra vita, un'altra vita, un'altra vita. Goda nikata asite nai mora prayojana. Toma duna dekite mora ian agamana. In realtà non avevo alcun motivo per venire in Bengala.
sono venuto soltanto per incontrare voi. Capite? Il Signore cosa diventa? Il servitore, perché vede che ci sono reali persone che lo attendono, che si sono abbandonate. Allora il servitore, il perfetto servitore, il Signore, il perfetto Signore, e possiamo invertire la cosa. E questo viene detto di Radha Krishna, una famosa preghiera, uno sloka che dice: sì, tu sei il Signore di Radha, ma possiamo dire anche che tu sei la Signora di Krishna. Capite? Allora, è Krishna che serve, è Radha che serve Krishna o è Krishna che serve Radha? Entrambi. Ma il Gaudiya Vaishnava dicono principalmente che è Krishna che serve Radha. Perché l'amore del servitore supera l'amore di colui che è servito. Se non credessimo in questi, la bhakti non sarebbe l'essenza di ogni cosa. E Chaitanya viene proprio per comprendere questo. Com'è possibile che chi serve realizzi una felicità più grande di chi è servito? Per questa ragione. A dire la verità, è una profondità tale che non la possiamo fare come un'operazione di matematica, no? Però il principio è proprio questo. Il Signore, io non avevo nulla da fare in Bengala. Allora si andava a piedi, non c'era l'aereo. Non è che avevi la macchina, la limousine con l'autista. A piedi. Ha fatto molta strada, sotto il sole cocente o sotto la pioggia, per andare a trovare i suoi amati. Uno dice: ma non poteva mandare a dire: ma venite qui. Capite qual è lo scambio? L'amato deve vedere, cioè chi ama deve vedere che il suo amato si impegna. E allora il sentimento di amare aumenterà di dismisura. E in tal caso l'amato aumenterà di dismisura il suo amore. E questo è eterno. E questo è lo scambio eterno. Se invece siamo sempre lì a combattere, a puntigliare, non c'è sviluppo, non c'è sviluppo, si ferma tutto, perché la personalità ha bisogno di un flusso, che è il flusso dell'amore. È un segreto inconcepibile. Se noi lo cogliamo, siamo vittoriosi. E Chaitanya ce l'ha spiegato in poche parole. Se fai così, vincerai sempre. Se non fai così, perderai sempre. Ma noi siamo arrivati al punto di pensare che i perdenti fanno così. Guarda te, i mascalzoni c'hanno i soldi, c'hanno il potere. Capite cos'è l'illusione? Qual è l'illusione? Ma cosa ottengono queste povere anime? Ma lo pensiamo veramente che siano povere anime bisognose o li invidiamo? Guardate che questo, bisogna essere molto onesti in questo. Bisogna essere molto onesti. Se non c'è un gusto superiore interiore, non si arriva a realizzare queste cose. Tu lo puoi dire a te stesso ogni giorno, ma non lo realizzi. Ci deve essere il gusto superiore dell'amore vero. E Chaitanya vede che Dabir Khas e Sakar Malik hanno questo amore. Io dalle vostre lettere l'ho capito. Come la lettera che Rukmini mandò a Krishna. E leggendola lui capì. In realtà anche lì è un lila. Rukmini mandò il Brahmana. Vieni, vieni. Qui c'è uno sciacallo che vuol prendere la preda del leone. Lui capì. E di notte col carro andò fino a Vidarbha per rapirla. Non c'era l'aereo, no? Galoppare tutta notte. Dobbiamo realizzare queste cose. Ma quando il Signore galopperà? Ma perché non galoppo un po' adesso? Sono pieno di difficoltà, di problemi.
Perché non riusciamo a capire che questi sono i gioielli della nostra vita. È la prospettiva che è sbagliata, è la prospettiva. Se noi accettassimo, se ci abbandonassimo, immediatamente si trasformano in pietre preziose dal valore inestimabile. Ma fino a quando le combattiamo, diventano spine che si entrano nella nostra carne grossolana e ci fanno molto male. Ecco perché i grandi santi mettono questo al primo posto, eh? Atmaniveda, l'abbandono. Dopo c'è tutto il resto. È così, è stato così per Raghunath Goswami, per Rupa, Sanatana, per tutti è stato così. Dopo incomincia la vera festa. Goda, Nikata, Asitenai, Mora, Prayojana, Toma, Duka, Dekhi, Mora, Ian, Agamana. In realtà non avevo nessun motivo per venire in Bengala, sono venuto soltanto per incontrare voi. Eimor, Manera, Kata, Kea, Nai, Jane, Sabe, Bale, Kene, Aila, Rama, Keli, Grame. Tutti mi chiedono, perché? Sei andato in questo sperduto villaggio Ramacheli, ma nessuno conosce le mie intenzioni. C'ha gli amanti. Dove vai stasera? Se i nostri amici non sanno che abbiamo un amante, dove vai stasera? Ma perché vai lì? Non sanno che c'è l'amore del cuore. Non lo sanno. Noi non sappiamo, non le sappiamo queste cose. Perché? Perché queste cose possono essere, Chaitanya Manabhistam, possono manifestarsi nel nostro cuore solo quando siamo abbandonati, altrimenti sembra che ci sia relazione, ma non c'è reale. A un certo punto si entra in un flusso, che rivela ogni cosa. Prima di arrivare in questo flusso, vi faccio un esempio, è come una porta chiusa, no? Anche se appena appena so chiusa, non possiamo vedere. Noi percepiamo, ma non possiamo vedere. Anche se la spalanchiamo, qualcosa vediamo, ma siamo ancora dall'altra parte. Ma poi entriamo. Questo è Saranagati, Atmaniveda. Entriamo. Entriamo nella stanza dell'amore, dove possiamo condividere. È un'altra cosa, ma per fare questo dobbiamo avere le stesse caratteristiche dell'amore, cioè sì, dobbiamo essere amore. È per quello che quel famoso verso, l'abbandono, è l'essenza di tutto, perché ci permette di farlo. Se non c'è questo non possiamo farlo, non possiamo, non si può entrare in questo flusso, perché c'è qualcosa che è un rasa basa. Bala, Aila, Dui, Bai, Aila, Morastane, Grie, Ya, Baia, Kichu, Na, Karie, Mane. È davvero un bene che voi due fratelli siate venuti a incontrarmi. Ora potete tornare a casa, non abbiate paura. La devozione non si esprime perché vivi al tempio, perché vai in un posto o in un altro. Qui gli dice tornate, tornate, dove siete? Cioè da Hussein Saha, in mezzo ai musulmani. Perché essere devoti non significa essere in un luogo. Qui sta parlando, io dalle vostre lettere ho capito chi siete. Uno dice, ma allora erano Rupa e Sanatana. Sbagliato. Se noi pensiamo che questo sia per Rupa e Sanatana e noi abbiamo un altro modo, allora non c'è modo di incontrare questo libro è dedicato a noi. Diciamo che non è solo per loro ovviamente, ma per chi però ha già sviluppato un attaccamento, un abbandono tale che non viene più compromesso dalle energie esteriori, no? Perché noi siamo ancora molto influenzati da,
Rajas Guna, Tamas Guna, eccetera, quindi dalle influenze della natura materiale. Quindi stando a contatto con persone ci portano nell'ignoranza e in associazione con loro è probabile che non ce la facciamo, molto è per quello che all'inizio almeno viene consigliato di associarsi Certo, sempre un po' di più con i devoti, insomma. assolutamente, assolutamente, ma c'è un doppio pericolo. C'è un doppio pericolo, io in questi anni l'ho visto. Se Settarismo. io potessi contare tutti i meravigliosi devoti che ho incontrato in questi anni, saremmo migliaia. Allora, il fatto è questo, il Signore ci dà il tempo adeguato, a volte ci avviciniamo e poi abbiamo bisogno di una pausa. Il punto è sempre, è chiaro, noi adesso stiamo leggendo la Chaitanya Charitamrita, che è l'università dello studio, no? Bisognerebbe passare, ma l'abbiamo fatto, io adesso è chiaro che ogni giorno si può collegare qualcuno. E non posso dirgli 4-5 anni fa ho fatto l'Upadesamrita, ho fatto il Manasiksha, che sono l'inizio, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Sisopanisad, il Bhagavatam, hai capito? Adesso stiamo studiando questo. E quindi stiamo parlando di ciò che è il fine, cioè all'università non puoi parlare agli studenti dire: oh, guardate che se non realizzate che 2 più 2 fa 4, sbagliate tutto. E questi qui dicono: ma che stai a dire? No, allora è chiaro. Allora l'associazione è fondamentale, no? Però noi dobbiamo, io mi ricorderò sempre una sera del 2001 a Cagliari. Durante il giorno c'era stato il Ratha Yatra, c'era Bhakti Vaibhakuri Maharaj, e la lezione che dette quella sera lì a centinaia di cagliaritani, e noi c'erano anche devoti, per noi era incomprensibile, perché parlava di cose così a un livello che anche per noi. Il punto è che a volte si parla all'anima, si ha la speranza, ma in realtà se esiste questo, no? Che comprendiamo l'importanza, un preliminare fondamentale, no? Che le scritture ci dicono: se tu non metti l'uno davanti allo zero, resta sempre zero. Cioè sembra che fai delle cose, ma in realtà cioè, è importante comprendere. La prima cosa importante da comprendere è quella che ho ripetuto 2 o 3 volte oggi, è che il Signore, il nostro Creatore, è amato. Il Signore ci ama perfettamente, già completamente, al di là di ogni. Dice: ma non lo vedo. E questo è perché siamo al buio, Eh no? sì. Allora, questa è la prima, no? Se comprendiamo questo e vediamo che per noi è un po' difficile realizzarlo e anche applicarlo, abbiamo bisogno di un aiuto. Questa è la fede, Adho Shraddha, Sadhu Sangha, no? La seconda è Sadhu Sangha. Sadhu Sangha ci permette che cosa? Bhajana Kriya, di praticare, di sgrossare, no? E lì già uno pensa di essere arrivato, ma dopo c'è Anartha Nivritti. Incredibile, eh? Allora, una fede in Dio. Si incontra con gli amati devoti di Dio, pratica e tutti i difetti vengono fuori. Tutti. Sapete quante volte ho sentito dire? Io, no, vabbè, ho sentito dire, ma io ero molto meglio all'inizio. Ma che cosa è successo? Ma forse perché quelli lì non. Ma guarda, anche qui c'è. Oppure perché uno può pensare al fatto Ah, dell'offesa. sì. Invece no, bisogna togliere questi anartha che sono nel nostro cuore da infinito tempo, il prarabdha karma. Bisogna toglierli. E come si fa a toglierli? Trina da Pisamicena. È per quello che si focalizza su questo.
Perché se uno pensa che basti imparare a fare delle cose, a vestirsi, a mettersi il tilaka, quello e quell'altro, e andare qua a fare donazioni per cambiare, non funziona. Resterà deluso, perderà fede e dopo un po' svanisce nella nebbia. Invece, se comprende che la cosa fondamentale, fondamentale, è quella che stiamo leggendo, dice, tornate a casa, non abbiate paura. Noi anche dobbiamo incoraggiare, vedendo anche la persona, non per tutti è adatto vivere al tempio. No, Non so, casomai ricevo qualche maledizione, ma non mi interessa, perché non è... No, è per pochissimi. Noi ci dobbiamo andare spesso per incontrare i devoti, ma dobbiamo modificare il nostro modo di vedere le cose e di vivere, anche con i cosiddetti karmi, perché anche i cosiddetti karmi c'è il Paramatma nel loro cuore e possiamo applicare quelle regole, quei principi. Janme, tu mi dui, Kinkara, Amara, Acirete, Krishna, Tomaya, Karibe, Uddara. Voi siete stati miei servitori vita dopo vita. Sono sicuro che Krishna vi libererà molto presto. Simpatico questo. Lui è Krishna, Radha Krishna, dice. Sono sicuro che Krishna vi libererà. Sapete qual è il significato di questo? Il significato di questo è che Krishna è pronto a liberarci. Quando noi riusciremo a porci nella situazione adatta. Infatti, l'abbandono è proprio questo. Cosa significa questo? Che siamo liberi. Perché se Cristo potesse liberarci subito, romperebbe il principio della libertà. Molti di noi vorremmo così. Io sapete per quanti anni ho pregato così e quanti devoti ho sentito. Non importa, Signore, credimi, ti lascio il libero arbitrio, non mi importa, liberami. Ma non è così. No, non funziona. Noi dobbiamo renderci idonei a questa liberazione, cioè idonei, dobbiamo desiderarlo veramente. Perché altrimenti è una farsa, non c'è relazione. No? Significherebbe che l'anima può essere manipolata, nemmeno Dio lo fa. È un'individualità irreprensibile. Questo significa, sono sicuro che Krishna vi libererà molto presto. Infatti, vediamo che Rupa riesce a liberarsi più velocemente, Sanatana invece no. E deve escogitarne tanti. Ma escogitare queste cose, se noi le vediamo dal punto di vista materiale, sono azioni, attività. Ma che cosa c'è dietro? Sono pronto a tutto. Ma Sanatana avrebbe detto, ma Signore, io mi sono abbandonato a te, perché mi fai incarcerare dal Navab? Ma perché non me la rendi facile? Ma lui è Sanatana Goswami. E noi siamo così naif. Quando ci capita qualche problematica e difficoltà, che non comprendiamo, diamo colpa a qualcuno. Ma lui dà colpa al Navabo? No. Cosa fa? Continua a desiderare, perché Krishna gliel'ha detto. Voi siete miei servitori e sono certo che se applicate questo sentimento di abbandono, Krishna molto presto vi libererà. Allora, io parafrasando vi dico che ognuno di noi, chiunque noi siamo, se noi applichiamo questo, Krishna molto presto ci libererà. E non è questione di niente altro, di nessuna posizione spazio-temporale, ma solo dell'intenso desiderio. Qui dice, io ho letto le vostre lettere, cosa significa? I vostri sentimenti. Uno potrebbe dire, ma io ce l'ho il sentimento, Signore, voglio essere liberato. No, è una bugia.
È una bugia. Dobbiamo essere franchi, puri. È una bugia, perché un attimo dopo agiamo in modo che sembra che non sia così. Allora dobbiamo imparare. Coltivando questo abbandono, piano piano si arriva e si sente dentro al cuore, si sente. E questo dà una felicità grande. Capite da dove viene la vera felicità? Che si sente che il cuore si sta liberando. È un sollievo enorme, è un sollievo enorme, perché anche ciò che può essere brutale non fa più impressione, non fa più impressione, perché si sente che c'è, arriva. No? E non è visibile esternamente. Va bene, ci fermiamo qui. Queste sono cose molto intense, no? Molto profonde, dovremmo studiarle, pensarci, no? Meditare sopra e poi cercare di agire di conseguenza. Ma la cosa fondamentale, alcuni pensano che la cosa fondamentale sia che io serva nel modo migliore che ami Dio. Ma io vi dico che la cosa fondamentale è realizzare che Dio ci ama al di là di qualunque cosa. È superiore a quello. Perché altrimenti non possiamo servirlo completamente. Perché avremo sempre il dubbio, ma lui ricambierà. Questo è anche Arjuna. Arjuna ce l'aveva questo dubbio. O Madhava, o marito della fortuna, perché mi inciti a fare qualcosa che non è favorevole? Questo è Arjuna, dormiva di fianco a Krishna, si abbracciavano, lui aveva l'associazione e non capisce Krishna. Non capisce che quello che sta facendo Krishna è puro amore, ma dopo lo capisce, si abbandona e immediatamente il risultato c'è. Quindi non è vero, credetemi, non è vero che noi abbiamo il desiderio di abbandonarci, cioè che oh Signore, io lo voglio. No. È ancora tiepido questo. E qui lo dimostra. Anche Rupa e Sanatana hanno dovuto fare i loro passaggi, mostrare al mondo la loro devozione. Dai, buona giornata a tutti, grazie della vostra preziosa associazione, a domani. Radhe Radhe.